Cosa hanno in comune gli smartphone, tablet, PC, turbine eoliche, macchine elettriche con la tavola periodica e la Cina? Sì, mi dice qualcosa? Le cosiddette terre rare, un qualcosa che coinvolge non solo la scienza, ma anche la società e la politica, la geopolitica. Le terre rare. Bene, contrariamente a quanto può suggerire il nome raro, in realtà la loro presenza in natura è abbastanza rilevante, è circa 200 volte più grande della presenza d'oro. Però il punto è che molto spesso si ritrovano quantità economicamente poco sfruttabili. Innanzitutto andiamo a vedere che cosa sono queste terre rare. Le terre rare le troviamo nella tavola periodica, infatti in basso si trovano isolati dal resto degli elementi e ne sono 15 e sono chiamati lantanidi. Anche se sono poco conosciuti, questi elementi in realtà fanno parte della nostra vita quotidiana. Smartphone, computer, tablet, macchine elettriche, turbine eoliche sono solo alcuni esempi di tecnologie che necessitano di questi preziosi elementi per funzionare. Infatti, grazie alle loro caratteristiche fisico-chimiche, le terre rare sono di fondamentale importanza per la componentistica di tantissimi oggetti high-tech. Elementi come il neodimio, il disprosio o il praseodimio presentano delle caratteristiche magnetiche elevati, tale da essere utilizzati in grandi quantità nei magneti. Ad esempio, i magneti delle turbine eoliche oppure dei veicoli elettrici hanno bisogno di leghe metalliche che permettano elevate prestazioni a livello magnetico. Per darvi un'idea, una turbina eolica di 5 MW contiene circa 800 kg di neodimio e 200 kg di disprosio. Insomma, 1000 kg di terre rare. Ora la domanda è, ma da dove si recuperano queste terre rare? Da dove si estraggono? Ovviamente dalle rocce. Per capire qual è la distribuzione di queste terre rare nella crosta terrestre, risulta di fondamentale importanza capire i meccanismi di formazione di queste terre rare. In questo contesto, come potete immaginare, la figura del geologo, soprattutto geologo d'esplorazione, è una figura fondamentale perché è colui che conosce i processi, che conosce, che studia i processi di formazione dei giacimenti minerari e risulta quindi nell'industria mining, mineraria, una figura indispensabile per l'identificazione dei siti minerari. In che tipi di rocce si trovano generalmente queste terre rare? Beh, sicuramente in rocce come carbonatiti, graniti peralcalini, pegmatiti, ecco, questi sono alcuni esempi di reservoir naturali dove si possono trovare queste terre rare. Ovviamente le terre rare si ritrovano nei minerali che compongono la roccia. L'oxenotime, l'apatite, il pirocloro, tutti contenenti alte concentrazioni di terre rare. Ma cosa c'entra la Cina in tutto ciò? La Cina c'entra e come? Guardate questo grafico. La Cina, che è rappresentata in rosso, ha praticamente il monopolio assoluto della produzione di terre rare. A partire dal 1983-85, la produzione di terre rare della Cina è aumentata in maniera impressionante, fino a raggiungere oggi il 95-97% di produzione globale di terre rare. Questo è uno dei motivi per cui la Cina oggi è una superpotenza. Queste terre rare hanno giocato un ruolo importantissimo nell'esplosiva crescita economica della Cina. È anche interessante notare nel grafico che prima del 1950 praticamente la produzione di terre rare era veramente molto limitata. Poi col passare del tempo, con la tecnologia che avanzava, tutti si sono accorti che queste terre rare effettivamente erano fondamentali. Quindi tutti a caccia di terre rare. Da questo punto di vista, alla Cina è andata di lusso. Perché? Perché i giacimenti, i grandissimi giacimenti minerari con grossi contenuti, concentrazioni di terre rare, sono in Asia, in Oriente. Per cui, come vedete, entriamo nel mondo della geopolitica, interessante a mio avviso, mondo della geopolitica. E a tal proposito vorrei fare una parentesi. Conosciamo tutti il caso Huawei, no? Android non più disponibile per Huawei. Boom! La notizia fa il giro del mondo e la Cina come risponde? Non risponde. Ufficialmente la Cina non ha proprio risposto. Insomma, per quanto ne so io, almeno non ci sono state dichiarazioni ufficiali della Cina. Ma, è curioso,
vedere che dopo qualche giorno dall'esplosione di questa bomba, diciamola così, perché comunque è una bomba dal punto di vista economico, per Huawei, il presidente cinese, che si chiama, lo leggo perché è impossibile, Xi Jinping, ok, ha fatto un giretto, una visitina che poi è stata ritenuta dall'opinione pubblica simbolica, in una fabbrica di supermagneti nello Yangtze. Una notizia che ha fatto parlare un po' tutti per l'alto valore simbolico della cosa. Sarà stato un caso o no? A mio avviso non sembra un caso, perché sembra abbastanza palese che il presidente cinese abbia detto: Trump, tu pensi di scherzare? Pensi di poter fare queste cose? Ricordati che le terre rare ce le abbiamo noi. E ricordati che tu le compri da noi. Per cui, insomma, dopo questa vicenda, Trump sembra si sia addolcito e abbia cercato poi delle negoziazioni. Interessante, super interessante, però tralasciamo questo aspetto geopolitico, ritorniamo a noi e affrontiamo l'ultimo punto che riguarda le rinnovabili. Ultimamente, recentemente, ho pubblicato uno speciale con un focus su un aspetto particolare, cioè di quanto in realtà non siano green. Però non ci siamo focalizzati sulle terre rare, per cui vorrei spendere qualche parolina ora. Abbiamo menzionato prima l'eolico, le macchine elettriche, che hanno nell'immaginario collettivo il colore verde, no? Tutto green, tutto pulito, tutto bello, non si inquina, fantastico. Ma purtroppo la realtà non è così, infatti non sono green. Perché? Numero uno, per esempio, perché questi oggetti, le macchine elettriche o l'eolico, le turbine eoliche, sono anche formate da terre rare, e la produzione di terre rare in realtà è molto spesso associata proprio a un grosso impatto ambientale. Infatti uno dei problemi principali è proprio legato alla estrazione di queste terre rare, dando luogo a processi contaminanti che possono interessare le acque sotterranee. Ma non solo, tutto il processo di estrazione, separazione delle terre rare dalla roccia da cui vengono fuori e tutto il processo di produzione, dipendono da energie fossili. In realtà siamo lontani ancora da un mondo green. È chiaro che bisogna lavorarci, bisogna trovare delle soluzioni alternative. La ricerca ha un ruolo fondamentale in questo. Quando sentiamo parlare di ricerca, Non pensiamo che sia, la ricerca è inconcludente. Ragazzi, la ricerca è fondamentale. Pian piano le rinnovabili saranno sempre meno dipendenti dal petrolio, però ci vuole tempo. Ci vuole tempo e pazienza, sperando che ci arriveremo nel minor tempo possibile. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato interessante, stimolante. Scrivetemi cosa ne pensate, se avete domande, anche a proposito della situazione Huawei, insomma, scrivete nei commenti, perché no. Approfitto per ringraziare Gabriele Carnevale, che è stato, diciamo, un po' il fautore di questo video. È lui che mi ha proposto di fare un video sulle terre rare. Per cui ti ringrazio tantissimo, Gabriele. Se non volete perdere i prossimi appuntamenti di Geologia Pop, vi iscrivete al canale YouTube, campanella per le notifiche e siete a bordo. Vi do appuntamento alla prossima. Io sono Andrea, questo è Geologia Pop, le scienze della Terra senza paroloni. Ciao!